Che c'è un altro video rapido, comunque fida in questo momento Genoa Napoli, anche il Torino ha perso in casa 2-1 col Parmalat in Bangla, stratosferica, il Frosinone ha pareggiato 1-1, ma diciamo che sta una partita un po' il Frosinone vantaggio, vuole riuscire a rimontare, però diciamo il Frosinone 7 punti in classifica, diciamo che stiamo riprendendo la via lunatica, la via diretta, giusta via per rendere un po' il campionato avvincente, perché abbiamo fatto pareggio, vittoria, pareggio, abbiamo fatto le ultime 5 partite, 4 pareggi e una vittoria, diciamo che una concorrente per la salvezza, diciamo un rollino di marcia discreto per una concorrente che lotta per salvarsi, ma anche adesso pure il Torino Torino ha perso in casa col Parma, grandissima prova di Gervinho, ha dato prova di una forza devastante anche ai tempi della Roma, sulla Roma la Coppa Mente rimpianto, perché poi è andata alla Ben, la Ben Fortuna Gina è una squadra di merda, ma rabbio, che cazzo, una squadra Coppa Mente non giocava manco le Coppe Europee, quindi poteva snaturare qualcosina, ma come cazzo si fa? E poi là poi cazzo per mangiare la salsiccia, ma hanno tutto attaccato ai denti. Uno poi nel Napoli ha sbancato il Marassi 2-1, una grandissima prestazione da parte di Rimondo, con di Fabian Ruiz e Albiol, anzi mezzo do gol di Napoli, ma il Genoa butta sempre sti cazzo di punti per delle cazzate stratosferiche, sempre così. Agli ultimi minuti ha perso 11 punti il Genoa, da situazione di vantaggio. 11 punti complessivamente buttate a fanculo, che cazzo! Devo dire che partono bestie, il Genoa poteva avere 11 punti in casino, aveva fermato la Juve, quello e quell'altro. Poi riuscì a perdere una marea esorbitante di punti. Col Napoli pure c'era riuscito, poi ha perso la guida. Comunque, guarda, per il cazzo, dai, nel prossimo video, voi.